L'ultimo intervento, allora, Federico Nicolao. Federico Nicolao è un filosofo che insegna in Francia e in Svizzera e che vive ormai quasi sempre lontano dall'Italia, ma viene con una certa regolarità e che ha uno sguardo critico, scrive anche su Domus e su altre riviste. Federico. Grazie. Sì, ripartiamo forse da lì. Io insegno in Francia e in Svizzera in due scuole d'arte, a L'École, a Losanna e a Cergy a Parigi. Sono due piccole scuole e in questo senso quando Stefano mi ha invitato a pensare cosa si potesse fare in relazione al tema di questa serata, la prima cosa che mi è sembrata fondamentale era venire a dirvi di fare più Europa, più mondo e meno Italia. Meno Italia nel senso di questa Italia più piccola, più in qualche modo anche moribonda, che non corrisponde poi all'Italia reale. Io vivendo fuori, vivendo all'estero, incontro decine, decine, centinaia, migliaia di giovani studenti italiani che studiano oramai fuori e anche di insegnanti che gestiscono alcune delle istituzioni più importanti che esistono oggi nel mondo, dagli Stati Uniti al Canada, alla Francia, ovunque si vada, c'è un patrimonio italiano importantissimo che non va dimenticato, ma che non si sente in un certo senso italiano, si sente italiano in un modo diverso. Ci sono de decisioni molto importanti che verranno prese a livello europeo e a livello mondiale, che riguardano la cultura, che riguardano l'arte e che hanno bisogno di un'Italia più viva, più interessata ai problemi che non siano solo i suoi piccoli problemi. Penso ad esempio, per fare un esempio concreto, ma siccome oggi si è parlato molto di cultura, ci sono degli accordi progetto che sono stati fatti nel 1990, per esempio, dai quali dipendono poi i famosi Trattato di Bologna e altri trattati fondamentali. Sono stati momenti cruciali in cui l'Italia era assente, in un certo senso, in cui si decideva che la cultura era equiparata a un qualunque servizio e quindi tutto entrava in un regime di calcolabilità, un regime di calcolabilità che è quello che è più logico, attribuire per esempio ai brevetti o alle parti non fondamentalmente culturali. In questi momenti qua, in queste decisioni qui, l'Italia in questo momento è molto assente ed è paradossale perché operatori italiani sono invece presenti al centro e come attori delle più grandi novità nella ricerca dappertutto. Quindi la prima cosa era cercare di uscire da questa prigionia dell'Italia, perché se non altro gli italiani ne sono già usciti in un certo senso. La seconda cosa era portare l'attenzione, all'attenzione di Stefano, ma all'attenzione del paese in generale, questo territorio un po', marginale di nicchia che è quello delle scuole d'arte. È paradossale perché in Europa sono diventate un luogo centrale della ricerca, proprio perché l'università in qualche modo soffocava per i suoi rapporti molto forti con l'economia e con l'industria e con il marketing. È proprio nelle scuole d'arte che in paesi come la Germania, la Finlandia, che abbiamo evocato prima, ma la stessa Francia, la Svizzera e persino la Spagna, si sono creati territori di tangenza molto interessanti dove le discipline riescono a svilupparsi in qualche modo marginalmente rispetto alle regole industriali. Sappiamo tutti che i grandi eventi culturali oggi, che si parli di Kassel o di Venezia per l'arte, che si parli del Festival di Venezia o del Festival di Cannes o di Toronto per il cinema, sono diventati luoghi anche purtroppo soffocanti, dove il sistema, diciamo, in qualche modo non riesce a produrre un'emancipazione rispetto alle leggi del mercato. Eppure questa emancipazione è fondamentale per il mercato stesso e per la ricerca e per la sopravvivenza di una serie di discipline. È paradossale che in Italia, dove abbiamo città che potrebbero essere davvero accoglienti per il mondo, non si riesca in qualche modo a recuperare questo sistema delle scuole d'arte. È veramente folle. Vi faccio due esempi semplicissimi che possono riguardare la Francia, per esempio la scuola nella quale insegno, sono passati da lì i Burlesque che poi hanno avuto il loro successo nel design, o è passato da lì Asa Vinicius, l'autore di The Artist, che si ami o non si ami il film, ha portato poi il film francese e europeo sino agli Oscar. Tutti questi prodotti sono nati in scuole d'arte, sono nati lì perché non esistevano le regole del mercato. Abbiamo delle città che sono affascinanti, che possono rivolgersi al Mediterraneo in un momento chiave,
per la storia del Mediterraneo, che si possono rivolgere a paesi come l'India, come la Cina, come il Brasile, non ne stiamo facendo niente, sono tutte moribonde. Eppure è paradossale, abbiamo tantissimi giovani ancora in Italia che cercano lavoro, che cercano luoghi in cui esprimere una creatività in maniera diversa rispetto a quella della ricerca, che in questo momento è un pochettino più complessa, e l'Italia a questo aspetto non pensa. Volevo solo appunto darvi questi due spunti e ringraziare Stefano per questa giornata.